Poi c'è D'Ossena che è un giocatore che poteva giocare con tranquillità nella nazionale brasiliana, un giocatore che ha veramente una capacità di creare, una capacità di inventare. Sono questi tipi di giocatori che non si prende in giro facilmente. Così è D'Ossena con tranquillità, per me è stato uno dei più bravi che ho visto qui in Italia. Spiegami questo rapporto odio-amore con i tuoi tifosi. Ma le pensi? È venuta così spontanea? Io, il mio rapporto con i tifosi, ma non è sicuramente dei più brillanti, cappello iniziale, ma non è nemmeno di quelli più controversi. Non sono sicuramente un giocatore amato, e forse perché anche per questioni mie o per sbagli o per errori miei nei loro confronti, però forse la mia immagine non è ai loro occhi quella che Vigato Valentino, detto Bruno da tutti i giocatori e da tutto il seguito, diciamo. Eravamo in una trasferta e Beppe Bracco, noto giornalista, ha tirato fuori questa frase Bruno del Campo, e da lì è sempre continuata questa cosa, diciamo. Per me il Toro è una passione che mi ha coinvolto fin da piccolo. Vivo solo per il Toro. E sono entrato nel Torino nel 1957. Io sono il magazziniere e devo preparare sempre tutto quanto per la domenica, per gli allenamenti. E loro, come arrivano, vedono, chiamano, se manca qualcosa mi dicono: Bruno, portami questo, portami quello, insomma. Allora la domenica io mi trovo qui nello spogliatoio. Quando loro arrivano, qualcuno, vedendo il suo posto, che c'è una maglia, magari mi chiede: mi fai giocare oggi o mi mandi in panchina? Ma io dico: ma se ti sei comportato bene, ti posso anche far giocare. Negli ultimi minuti che inizi la partita, c'è la tensione nella squadra, e il mister Radice chiama tutti i giocatori, chiude le porte. Insomma, io quando vedo questo esco fuori, perché il mister, insomma, dica quello che deve dire alla squadra.